Salve a tutti! Sono stato contattato da una persona che mi ha voluto raccontare un fatto molto inquietante. La storia è molto particolare e riguarda un gruppo di amici che si fa chiamare Che Sfracellamento. Questa è la loro esperienza. Era una notte d'estate. Io e la mia comitiva chiamata Che Sfracellamento tornavamo da una vacanza di una settimana a Gallipoli. Erano le 2 di notte circa ed eravamo appena tornati da un aperitivo. Io ero alla guida, Christian era completamente sbronzo, Mario era a fianco ad esso e ogni tanto mi dava il cambio. Serena, Martina ed Enrico dormivano. Era il turno di Mario, per cui ci siamo fermati un attimo ad un autogrill. Mario ha fatto il pieno, mentre io ho comprato una Monster. Fuori dall'autogrill c'era un anziano che ci guardava dritto negli occhi seduto su una sedia. Eravamo insospettiti e ad un tratto lui si è avvicinato alla macchina continuando ad osservarci. Gli abbiamo chiesto se avesse avuto bisogno di qualcosa, ma lui non ha risposto e ha iniziato a graffiare il braccio di Mario. Lui lo ha spinto e siamo scappati. Il giorno dopo abbiamo spiegato la situazione ai miei amici, ma loro hanno iniziato a ridere, dando poco importanza alla cosa. Per loro era solo un drogato che cercava qualcuno che lo portasse a casa. Il giorno dopo era un lunedì. Mi sono svegliato, ho fatto colazione e sono andato al mio locale. È un piccolo bar aperto dalle 6 fino alle 20. Più o meno verso le 9 si è seduto a un tavolino una persona dal viso familiare. Era quell'anziano. Mi sono preoccupato perché era molto difficile che fosse un caso. Lui è rimasto lì, al tavolino, senza ordinare niente. Gli ho fatto delle domande, ma lui non si è schiodato da quel posto. Alla fine gli ho detto di uscire in quanto stava occupando il posto dei clienti. Lì si è alzato e si è seduto per terra fuori dal locale. Era come se stesse aspettando di rimanere da solo con me. Appena scattata l'ora della chiusura, mi sono chiuso dentro, controllando dalle telecamere di sicurezza che se ne fosse andato, per poi scappare in macchina velocemente senza nemmeno prendere i guadagni dalla cassa. Se n'è andato solo dopo mezz'ora. Ho spiegato tutto ai miei amici e loro sono rimasti impressionati. Hanno capito che era tutto vero in quanto avevo le registrazioni della telecamera di sicurezza a testimoniarlo. Eravamo impauriti e non sapevamo cosa fare. Dopo l'uscita con i miei amici sono tornato a dormire. Il giorno successivo è andato tutto ok, finché alle 18:30 circa mi è arrivata una chiamata da Christian che mi diceva di chiudere e di andare da lui. Io ho inizialmente rifiutato, ma dal momento che era insistente e ripeteva di essere in pericolo, ho deciso di chiudere il locale, scrivendo su un foglio da appendere, chiuso per imprevisti. Sono andato da lui, è entrato nella mia auto e mi ha detto di partire verso casa mia. Mi ha detto: quel vecchio non se n'è andato, stava sotto casa mia aspettandomi come se sapesse dove cazzo vivevo. Non posso tornare a casa adesso. Mi aveva chiesto di ospitarmi per almeno una notte, io ho accettato. Per un mese non è successo nulla e a quel punto abbiamo smesso di preoccuparci. Abbiamo detto tutto ai nostri amici e ai nostri parenti, finché il 12 aprile, alle 4:38 di notte, si è sentito un rumore continuo a casa di Enrico. Lui si è affacciato dalla finestra e ha visto il vecchio che continuava a fissarlo negli occhi a qualche metro di distanza. Dopo aver fatto una foto al vecchio, si è chiuso in casa. Il giorno dopo siamo andati alla polizia, facendo vedere il video delle telecamere del mio locale e la foto fatta dal mio amico. Abbiamo fatto denuncia e dopo 13 giorni ci hanno fatto sapere chi fosse. Si chiama Catello Di Martino, 74 anni, e ha 2 figli. Ma non si hanno sue notizie da 4 anni. Non l'hanno mai trovato. Per adesso non lo abbiamo più visto, ma siamo spaventati.